Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata? Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Salve a tutti amici della 7D, benvenuti. Questa è una nuova puntata di Cuochi e Fiamme. Come? È un cane lupo incastonato in Clark Kent. Signori miei, la conoscete già tutti, ma io sono lieto e fiero di presentarvi la mia giuria. Ancora una volta, Andrea Grignaffini. Abbaia. Abbaia. Il comico numero uno del mondo, Dario Cassini. In realtà... stiamo ridendo perché Dario prima dell'inizio puntata ci stava raccontando delle barzellette, l'unica che non le ha capite, o meglio, non le ha sentite, e quindi ridiamo da soli senza di lei, è la blogger numero uno del mondo, Chiara Malci. Voglio un'altra donna. Infatti basta vedere il colore, noi tre siamo rossissimi da quanto abbiamo riso, Chiara non capisce. Da Oristano, Fabrizia. E dal riccione, Samuele. Qua è tutto un po' così, dovete prenderci come siamo. È tutto in famiglia, però qua voi vi sfidate per prendervi un kit. Quindi i voti poi saranno, insomma, un po' più seri. Avete quattro sfide su cui affrontarvi. La prima di punti non ve ne dà, però chi vince sceglie dopo. E quindi impegnatevi, è veloce e di manualità. Allora, questa è carota tagliata a batonè, come dice la mia autrice, a bastoncini, a listarelle, uguali, precise, in sezione quadrate. Avete un minuto per farne di più precise e se sono entrambe precise, chi ne fa di più vince. Via! Vuoi una carota a batonè? Ho smesso, grazie, da pochissimo. C'ho quella elettrica. No? Ah, così... Beh, così fanno le costruzioni di vitamine. E poi dopo fai il purè con tutti gli scarti che hai fatto perché le buttavi un po'. No, sono quei tagli, diciamo, della scuola un po' classica, un po' francese, che servono per tante cose, però servono per dare pregio a delle verdure povere, però c'è un sacco di scarto, quindi per come la vedo io si va più sul semplice. Però per una prova di manualità sono perfette, perché si vede l'utilizzo del coltello, anche la scelta del coltello. Quindi prima si fanno delle fette alte, poi le fette alte si sovrappongono e si fanno le listarelle, dalle listarelle poi si fanno le sezioni. Se si è precisi a fare tutte le fasi, diventano sezioni quadrate. 3, 2, 1, stop! Stop, stop, e... veloci, veloci, veloci! Che lo sto facendo per voi. Lei ha fatto il Duomo di Milano stilizzato con le carote... Questa è... non è proprio battonè. Questa è... abbacchiate. È un po' abbacchiato. Vi do giusto 20 secondi per decidere. Neanche. Vabbè, lasciamo perdere. Brava, brava. Allora, andiamo sulle cose di sostanza, altro che battonè. Ravioli o fettuccine? Papapam. Ravioli. Pam. Alle fettuccine però i ravioli, sì, no? Cioè, no? Un raviolo ripieno di fettuccine in carbonara affogata a ragù. Allora, il raviolo è l'elemento base per una prova di abilità. È un diciamo un tema abbastanza difficile perché noi abbiamo poco tempo. Risparmiandolo nella prova precedente con le carotine, adesso avete 12 minuti, quindi c'è modo di poterlo fare, soprattutto se vi prendete la pasta all'uovo pronta. La cosa è farlo fatto bene, chiuso bene, cotto bene e anche condito
non troppo bene. Vediamo se ci siamo capiti. Spesso io e Chiara diciamo spesso questa cosa: se c'è un ripiano dentro non necessita di troppe cose ridondanti fuori. 30 secondi per fare la spesa, per fare il vostro raviolo perfetto. Il campanello serve per rientrare dentro se vi dimenticate qualcosa. Se siete bravi e concentrati sarà un mio aiuto manuale. 30 secondi, via! Come lo vuoi, Masci? Carne. Carne? Sì. Allora, prosciutto cotto e formaggio primo sale in parti uguali, maggiorana fresca o maggiorana secca, a scelta vostra. Per la pasta all'uovo, 2 uova intere, 3 tuorli e poi farina finché ne prende, all'incirca 450 grammi, con un pochino di farina di grano duro per stendere la pasta. Burro e acqua, basta. Stop al tempo. Fiori ovunque, vedo. Vabbè, 12 minuti, vediamo. Via il tempo. Allora, io mi faccio così, guarda. Allora, è un raviolo che normalmente si fa affogato nella salsa di pomodoro, però a me piace fatto in bianco. Cioè, il prosciutto cotto, soprattutto se prosciutto cotto arrosto, quindi bello profumato, lo tritate al mixer insieme al formaggio primo sale, che dà questo effetto pastoso, ma non appiccicoso e farinoso come la ricotta. Rimane più sgranato. Si mettono insieme alla maggiorana e si fa il ripieno di questi ravioli, che devono essere belli ciccioni, cioè tanto ripieno dentro. Li fate bollire e vanno semplicemente lucidati in padella con un pochino di burro e l'acqua di cottura emulsionati insieme, che vanno a glassarli, e magari anche lì un po' di maggiorana. Questo è proprio quello classico classico, servito con un po' di grana e pepe nero. Altrimenti, con il vostro sugo di pomodoro preferito, sono buoni anche rigratinati con la mozzarella sopra. Però a vostro gusto. Allora. Fabrizia. Sì. Che fai? Allora, faccio dei ravioli ripieni di cipolla rossa di Tropea con del pecorino e del cacao amaro gratinato sopra. Del cacao, del cioccolato. Questo però? E del cioccolato. Allora, lei è una di quelle che sa girare bene il bicchiere. Mm. Tu sei sommelier? Sono sommelier, sì. Mm. Da un anno circa. E fai la cuoca a domicilio anche? Mi piacerebbe, sto cominciando a cimentarmi in questo lavoro, che è lavoro, comunque passione. Che e fai parte di un'associazione che tutela? Che tutela i prodotti tipici, è l'Associazione Nazionale Cuochi a Domicilio. Io e la mia amica Elena Curzio abbiamo, da un anno circa, abbiamo creato questa associazione. E praticamente facciamo delle cene a domicilio con l'utilizzo dei prodotti del territorio. Con un coltellino che non era proprio quello adattissimo, no. Però ti sei trovata bene, hai tagliato questa cipolla, lì hai già infarinato il tagliere, l'acqua è calda ma è sciapa, dentro quindi ci va la cipolla e poi la condisci con il cacao e il cioccolato. E lo zafferano dove va? No, i pistilli di zafferano sono per decorazione. Questo è un pecorino lavorato come un grana, che è della zona dell'Anglona. Lo zafferano come decorazione? Non lo metto. No, perché? Ti prego, ma non per te, perché è una cosa che carissima, stupenda, che dà tutto in infusione. E in decorazione sono tipo soldi cartocciati e messi lì. Okay. Non lo mettere, fidati di me. Samu! Sì. Allora, lui già sorride e siamo tranquilli. Niente barzelletta, no. Niente imitazioni. Che ci metti i fiori in questo impasto? Sì. Della robiola, erbe di campo, un po' di parmigiano e dei fiori. Ok. Saltato con delle mandorle e del burro. L'importante nella pasta all'uovo, mi diceva Chiara Masci l'altro giorno, che quando poi viene spadellata c'è bisogno, insieme al burro e al grasso che ci si mette in padella, dell'acqua, perché se no rimane comunque asciutta, vero? Lo sapevi, no? Sì. Ok, stupendo. Lui è maître. Dove? Arizzone, in albergo. Arizzone? Arizzone. Mica male fare il maître Arizzone. Sei fidanzato? Sì. Sì? Da quanto? Da un annetto. Ok, allora si può dire. Come si chiama la tua ragazza? Laura. Laura, si sta parlando di un anno e mezzo fa. Quante donne si fa il maître Arizzone
Quante donne si conquistano facendo il metro a Rizzone? Qualcosina. Qualcosina? Sì, sì, qualcosina. Più facendo il metro o più facendo lo chef? Secondo me più la sala in quel caso lì. Sì, più la sala. Che fai stasera? Consiglio la discoteca? Si lasceranno domani. Benissimo. Bene. Allora. Lui è Marta Flavia all'incontrario, capito? Cioè, lui li fa lasciare in questa trasmissione di cucina. No, che sarebbe stupendo. Pensa a quanti programmi televisivi fanno per mettere insieme le persone. Oh. Io lo faccio per salvarle. Il gioco delle scoppie. Dello scoppio. Allora, un raviolo allo scoppio da Chiara Maci, che di pasta fresca se ne intende. Sì, allora, raviolo, vabbè, ovviamente mi piace di pesce, di carne, di qualunque cosa. Ce n'è uno che adoro, che è di squacquerone, condito con una passatina di fave o di una passatina di cavolo, di broccolo romanesco. O condito rilascia. Solo con la saba? Anche, volendo, che potrebbe essere anche il dolce salato, assolutamente. Se no lo metti sì. dentro una piadina con crudo e rucola. Esatto. Il raviolo. All'appa un minimo, però quel con l'acquaraggia poi va via tutto. No, io invece faccio una cosa più semplice. Mi faccio fare la pasta da Chiara Maci, che me la manda col fax. Ok. E una volta che ho le sfoglie, faccio un trito di pomodorini secchi, olive e la stracciatella, ok? Quando la chiudo ci metto soltanto un po' d'acqua e d'olio e basta così. Okay. Un paio di cose sul raviolo. Il raviolo è, diciamo, un po' l'antesignano degli one shot, no? Perché è progettato per essere mangiato in un boccone, non per essere tagliato. E deve essere progettato a seconda della farcia. Cioè il condimento è la parte meno, diciamo, funzionale al progetto raviolo. Invece la farcia deve essere commisurata alla pasta. Cioè un impasto delicato più bello cicciotto, un perfetto. Impasto bello saporito piccolino. Più bianchi o rossi? Intendo, se li vuoi, il ricotto e spinaci, burro, che te lo chiedo a fare, esatto. Parmigiano. Burro. No, la tua è burro, formaggio. 3 minuti e 12 secondi per impiattare. Qua li abbiamo chiusi a mo' di mezzaluna, quasi sì. Rotondi. Perfetto. I ravioli che vi ho detto prima, che ho dato un impasto con la sfoglia all'uovo, diciamo, per mettere un po' d'accordo tutta Italia. Nel sud Italia si fanno, soprattutto nel napoletano, questo si chiama anche raviolo caprese, sì. In questo caso, si fanno con l'impasto di acqua e farina e basta, volendo. Vabbè, ce la fai a rifarle forse, eh? No, lui voleva, perché lui ha questa idea, no? Sentite questo, se voi bruciate le mandorle, hanno questo profumo di focaccia, di roba tostata, no? Di pane appena sfornato con l'olio. E lui metterà questo vicino per dare questo influsso, sì. Per farti sentire a casa. Certo, cioè, era voluta qua. Questa cosa. Sì, sì, era sì, voluta. Invece se non hai l'incenso, bruci okay. Delle mandorle. Tagliali bene, perché il raviolo era il tema, è il tema. E quindi anche lo spessore, perché spesso quando si fa raviolo poi si preme con le mani per anche dopo che l'hai staccato dal tagliere, se no dopo fai bollire tutto intero, butti tutto in acqua, vi aiuta molto. Di là siamo già in cottura, questo mi dicevi è un pecorino che sì, è stato tra... latte di pecora lavorato come il grana, praticamente, infatti si chiama gran anglona o gran sardo, a seconda delle zone. Ok. Sei sempre così seria? Sì. E la tensione, dai. La tensione? Sì. Dai. Lei ha ribruciato un'altra volta? No. Vabbè, allora, mettiamo anche delle candele. Come fate a ribruciarle? Capitato. Allora. Oh, bravo. Se è calda fuori dal fuoco è stupenda. Vai di là. Oh, allora. Ok. Allora, la padella è stata fusa, riplasmata su. Ok, scoliamoli e mettiamo anche un goccio di sale se volete nell'acqua. Mancano 45 secondi, vengo qua soltanto per darvi modo di agire da soli senza di me che vi rompo le scatole intorno. Sai come mi piacciono anche a me? Proprio se si può chiamare raviolo. Fatti lunghi. Cioè l'altro giorno giocavo, fatti stretti e lunghi. Cioè tiri la sfoglia, la taglia a strisce abbastanza sottili. Sì. Poi metti l'impasto praticamente col sac à poche lungo. Sì. Ovviamente
tipo, che ne so, 12 centimetri, poi lasci un centimetro e così continui. Lo arrotoli sopra, lo chiudi solo da un lato, come se fosse a cerniera, e poi lo, gli dai la botticina in mezzo e le chiudi. Fantastico. E ti vengono una sorta di pappardella ripiena, sì, se tipo vogliamo. Tagliatella ripiena. Sì, ne servi due o tre, sì, e sono carine perché ci riesci a mettere il sughetto sopra e ci sta fermo. Però vanno tagliati quelli. Però va tagliato per mangiarlo. Oppure lo mangi intero così. Bello. 3, 2, 1, stop! Brava, brava. Pronta, perfetta, in tempo. Mettilo, mettilo quello. Mettere. 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 Devo metterlo qui. Allora. Hai rubato qualche ricetta allo chef? Qualcuna. Qualcuna. Fra l'altro la mamma di Samu è una cuoca, quindi se sbagli qualcosa poi a casa... Dopo a casa, quando arrivo a casa. Allora, ha un titolo? Ravioli delicati. Questo è il piatto di Fabrizio. Cipolla rossa di Tropea dentro, fuori. Il cacao non l'hai messo però. No, ho messo il... Sì, il cacao amaro sopra, sì. Hai messo, no, hai messo il cioccolato. Il cioccolato, scusa, sì. Allora... C'è un problema di fondo, nel senso che la sfoglia, essendo stata tirata molto grossa, fai fatica a masticarla e quindi fai fatica anche ad assaporare l'interno, ma non solo, essendo molto asciutto all'interno, perché c'è solo la cipolla. Magari la cipolla lavorata con un formaggio all'interno, un formaggio morbido, anche la ricotta, dava comunque una consistenza all'interno che, perché qui il ripieno ovviamente diventa fondamentale, per cui l'idea cipolla-cioccolato mi piaceva anche da assaggiare, però così vengono meno entrambi. Oppure stracotta un po' di più e resa quasi in mostarda. Io vado. Sì, insomma, ci vuole un taglialegna per inciderlo. Concordo con Chiara. Il cioccolato è stata una buona sorpresa, manca un emozionante, un legante per l'interno, però è un'idea. Hai detto che i ravioli sono un boccone solo. Stavo, guarda. Dai, prova. Ah no, l'hai detto. È progettato per essere mangiato in un sol boccone. Qui invece bisogna usare anche il coltello, magari anche seghettato, parafrasando il grande Veronelli. Onesto, no, è proprio, no, qui è proprio è tutto sbagliato. È solo l'idea buona, ma no, la pasta è cruda, alta, c'è del vuoto all'interno, non entra a capire troppo spessa, la parte umida ma non legata della cipolla, insomma, sono tanti problemi. C'è di bella l'idea. Anche la fiatella c'è. Anche cruda. Allora, cambiamo piatto di Samuele. Dentro c'è erbette di campo bollite e tritate, roviola e fiore calendula, un po' di parmigiano. E poi abbiamo speso 60 euro in mandorle per mettere qualcuno sopra. Allora, anche qui l'idea è molto buona. Anche qui c'è un po' lo stesso errore della sfoglia, tirata non bene. Io l'aiuto l'avrei usato proprio per tirare la sfoglia, il tuo aiuto, nel senso che lo so che non è semplice in pochi minuti, però in questo modo non si sente mai il ripieno, anche se qui è più cremoso. Comunque è meglio del caso precedente. La mandorla in realtà va bene, perché tostata così, un po' croccante, costata tanto, ma è buona. No, l'abbiamo fatto delle volte, eh? Sì, mi pare di aver capito che siamo 2 gradi meno del carbonio 14, quindi possiamo anche derivare l'età della pianta. Allora, queste sono le mie botte di scienza. Sì, che lascio qui il cucchiaio, non rida che è una trasmissione drammatica. Allora, c'è della tensione qui dentro. Ah, questo, vedi? Con una lama da macete viene meglio, però... Quello che ho visto con entrambi i piatti è che l'otturazione del mio dentista tiene da paura, cioè tiene proprio bene, ho speso bene i soldi. Bene, è marmorea,
e si sente questo vago retrogusto di incendio da piccolo. Questo è più o meno quello che... Vago retro, perché sta prendendo il modo di parlare dello diamo poi. Vago retrogusto di incendio da piccolo. Piccolo. Okay. Eri piccolo quando hai visto la casa prendere fuoco, diciamo. Aspetta che ti vado più nelle tue corde. Bravo, bravo. Ecco. Beh, in effetti è utile, hai fatto una cosa perché almeno lubrifica un po' questa sorta di... che dire? Aquilone, come lo vogliamo chiamare? Aquilone, ligneo, materiale. Stavo cercando di pescare la parte più... Allora, più presupposto, stiamo scherzando, perché comunque, sì, sono un po' sbagliati, ma avevate 12 minuti, quindi noi premiamo anche l'idea, però adesso stiamo un po' scherzando. No, su quello che... scherzerai tu, mentre tagliava mi è partita una scheggia di raviolo qua, mi sono fatto malissimo. È stato aiutato dal fatto che tu abbia aggiunto un po' di salsa, che almeno rende un po' piacevole un boccone che per versi è proprio cartonato quando la pasta è assolutamente inossata. Che dire, anche qua l'idea magari è un'idea, diciamo, plausibile, è l'esecuzione che non funziona. Benissimo, insomma, siamo andati da Dio, però se li sono mangiati. Allora, la prima sfida è anche quella più difficile, cioè da prendere confidenza con la cucina. Questo è il piatto di Fabrizia. Aveva un titolo, me l'avevi detto? Ravioli delicati. Ravioli delicati. Per poi andare a quelli di Samuele, che avevano dentro? Raviola... No, il piatto, scusa, il titolo. Ah, ravioli con erbe di campo e calendula. Ma proprio bene, 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 eh? Una botta di vita, però c'è solo una cosa positiva: siete pari. 5 pari. Allora, spegniamo l'incendio e compriamo un albero nuovo di mandorle da piantare e soprattutto portiamo qualcosa da bere alla giuria, perché non ce la faccio più ad arrivare lì. Dopo scegli tu, perché hai fatto meglio la prova di manualità. Pubblicità. Bentornati in studio, amici della 7D. Poche fiamme va avanti. Siamo partiti un po' malino, sono sincero. Siamo partiti con un raviolo che purtroppo è anche fatto un po' di fretta, visti i nostri tempi. Ha dato un 5 pari, un po' scherzino, perché erano entrambi un po' fatti così e così. Però siamo pari e quindi non cambia niente per il gioco. Scegli tu. Visto che abbiamo speso soltanto un centinaio di euro per le mandorle di Samuele, adesso ci mandiamo in bancarotta. Ostriche o tartufo? Sì. Tartufo. Una almeno te la sei presa. Il tartufo è l'ingrediente base per una prova di creatività. L'ingrediente fondamentale, che deve rimanere anche quello principale a livello di sentori nel piatto, è già davanti a voi, sia intero sia sotto forma di pasta. È abbastanza facile farlo rimanere protagonista, perché ha un bel gusto questo tipo di tartufo, che è il tartufo nero. Però tutto quello che vi serve per renderlo piatto finito è dietro di voi. La prova è di creatività, qui potete anche un po' lasciare sfogo proprio a quello che vi passa per la testa, sempre rimanendo comunque in criterio culinario, quindi non esageriamo. Via, 10 minuti. Allora, Fabrizia entra dentro e esce con una bella fetta di polenta. Ovviamente 30 secondi per fare la spesa, non 10 minuti, però. Cos'è quello nel bicchiere? Armagnac. Armagnac? Sì. Giusto un filo. Sì. Faraona, funghi misti. Samuele esce con delle coscettine di quaglia. Piccione. 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 The cornflakes. Delle uova sode, della senape, dell'insalatina, del latte, delle uova. Stop! Pancetta come se piovesse. Scusate un attimo, eh. No, scherzo. 10 minuti, via! Allora, subito, dimmi cosa fai. Faccio delle coscette fritte impanate nei cornflakes con un vabaglione d'uovo al tartufo su insalatina di valeriana. Ok, io devo capire se avete bisogno di aiuto, così mi forzo. Sì. Tu che fai, Fabrizio? Io faccio un petto di faraona con i funghi serviti su un crostone di polenta. Ovviamente il tartufo sia nella faraona che nei funghi. Ok,
mettiamo su le padelle. Allora facciamo così, vi lascio subito soli un attimo, così partite, perché in 10 minuti fare magari la, quella fritta mi sembra più tranquilla. Il petto di faraona è una cottura che va fatta bene, altrimenti o diventa cartongesso o rimane ancora un po' il sentore così. Allora, qua è il tuo campo. Tartufo, sì, nero? Tartufo nero. Il tartufo innanzitutto bisogna considerarlo in, come prima cosa, come aroma. Anche se in realtà il tartufo nero ha un'altra cosa, la consistenza. Questa parte croccante, un po' granulosa, che lo rende molto interessante, ovviamente in cottura, il tartufo nero. Grazie, Gnaffo, grazie di esistere. È una mia grande passione da una decina d'anni, quindi diciamo che l'Italia è una delle nazioni più fortunate da questo punto di vista, perché ce l'abbiamo al nord, al centro, ce l'abbiamo anche al sud. Però bisogna capire che tipo di tartufo abbiano loro, perché lo stesso nero c'ha una serie infinita di varianti, lo scorzone listivo, il pregiato. Il discorso è che giustamente l'unica differenza è che il bianco lo si adopera a crudo, il nero c'ha molta più resistenza, addirittura c'è chi lo congela e poi dopo può farlo riavere, quindi è incredibilmente, negli anni nei quali costa poco il bianco, costa poco anche il nero, non è così proibitivo come la gente creda. Chiara? Allora, io lo uso, ad esempio, una ricetta carina da blog, faccio una patata con direttamente la buccia aperta a metà e ripiena con i funghi passati in padella con il tartufo nero, quindi in cottura anche in quel caso messi al centro, quindi proprio come patata ripiena. Se no, il tartufo bianco secondo me è meraviglioso anche nei dolci, quindi anche con il cioccolato, anche nei cioccolatini bianchi col tartufo, oppure cioccolatino gianduia ad esempio col tartufo nero, è meraviglioso. Volevo dire una cosa pratica che non c'entra con la ricetta: se dovessi sparire per un momento, vado a fare un esorcismo contro la cipolla del raviolo di prima. Che c'è rimasto? Sta vincendo su me stesso. Allora, andiamo un attimo a vedere a 6 minuti dalla fine cosa combinano i nostri due concorrenti. Mentre Ho suonato. Fabrizio mi chiede l'aiuto, dimmi. Sì, dovresti trifolarmi i funghi. Allora, con un po' d'aglio così? Sì, con l'aglio in camicia schiacciato e puoi trifolarmi. Ok, vai, tu raccontami cosa stai facendo di là. Vedo la faraona che sta già cuocendo. La faraona sta cuocendo, ho messo l'armagnac. Ho messo l'armagnac, fondo di burro, olio. Fondo di olio e infarinato il petto di faraona. Ne ho messo solo metà, perché altrimenti era troppo grande come... Ok, la pancetta dove va? La pancetta va nei funghi. Ok. Questa la lasciamo volutamente alta, così si asciugano bene. Questo mix di funghetti decongelati, che sono più buoni del fresco quando è preso fuori stagione, nel senso che se il fungo va stracotto, questo l'ho detto tante volte, va stressato eccetera, non vi mettete a prendere un fuori stagione, una primizia dell'est che non sa di niente, ma prendete un buon decongelato italiano, magari delle parti del nostro Gnaffone, Borgotaro e company, così che abbiate almeno il sapore dei funghi, soprattutto per fare le creme, le passate, i ragù eccetera. L'aglio lo togliamo. Mettiamo questo. Ah, insieme, sì. Ok, dalla la parte famosa lipidica che dice lo Gnaffone. E quindi l'abbiamo capito. La pasta non la usi? La pasta la uso nel petto di faraona alla fine. Ma la polenta? La polenta la scaldo un attimo in padella e la metti metto... la padella. Un'altra padella su. Su, avete 3 minuti e 10 secondi. Io devo ancora dare la ricetta. Qui abbiamo passato le coscette. Mi piace molto la panatura con i cornflakes, anche se... Puntini, puntini, ve lo dico dopo. Passata nell'uovo, passata nei cornflakes e adesso andrà in cottura, vero? Sì, sta già andando. Vai. Rosso d'uovo con senape al miele? Senape, no. Senape normale? Senape normale, aceto balsamico. C'è... Olio, niente? Sì, c'è un po' di olio e un po' di brodo. Allora, dicevo, anche se il fiocco di mais va usato per le cotture, l'infrittura, quando deve cuocersi per 30-40 secondi massimo, perché sennò si brucia. Io ho paura perché, visto le mandorle di prima, non lo so. Allora, visto che ho poco tempo e mi invento al momento una cosa, vi darò una cosa semplicissima. Visto che il tartufo è un tubero, diciamo una patata ricca, se vogliamo dirla così, la mettiamo insieme a una patata povera. Quindi prendiamo patata vitellotta, quelle viola, potete farla anche con quelle classiche, però così viene più carino. Le fate bollire partendo da acqua fredda salata. Quando sono cotte, le spellate e le schiacciate. All'interno mettete il tartufo nero, tagliato a pezzettini piccoli al coltello,
cotto in padella con un pochino di burro, così tira fuori il suo profumo. Aggiungete la patata, la saltate un attimo, mettete sale e pepe e lo fate raffreddare. Fate delle polpettine piccoline, grandi quanto una ciliegia, le passate nell'uovo sbattuto e nel pane in cassetta tritato al mixer e le friggete. Vi verranno delle crocchettine simpaticissime, tutte scure, viola dentro, con il profumo del tartufo che quando le rompete la panatura esce fuori al massimo. Un minuto! Ci siamo? Che... Senti, ma il tartufo è finito nella salsa? È finito nella salsa. Ok, sì. Hai usato quello in pasta o quello... No, quello fresco. Quello fresco, perfetto. Allora, 20 secondi, ce la fai? Sì. Sì? Mm. I funghi dove vanno? Sopra? I funghi vanno qua. Ok. 10 secondi. Ha un titolo il piatto? Allora, coscette di piccione croccante ai complex con zabaglione d'uovo e insalatina valeriana. Ok. Molto dorate i complex con... Bene. Io l'avrei chiamato così. Ah! Piccione e fumé. Stop. Attenta, c'è la farina lì. Basta, basta. Sughetto. Basta. Vai, fai... Allora, stavamo dicendo Rizzone. Basta, basta, basta. Sono anche troppo buono. Allora, tartufo nero. Entrambi hanno scelto dei volatili particolari. Faraona scottata in padella, sfumata all'armagnac con armagnac, vero mi hai detto? Con poi una polentina scottata con funghi misti, pancetta tipo piacentina, quella arrotolata, e tartufo dentro. Allora sì, anche qui l'idea c'è, la realizzazione migliore della prova precedente, però anche qui da perfezionare, nel senso che la carne è stata cotta bene, abbastanza rosata all'interno, il sentore di tartufo c'è e lo senti molto bene, però è stata anche la pasta. Sì. Qui nella carne. In realtà anche quella lì, sì, io avrei messo i funghi insieme alla carne. Anch'io pensavo avrei fatto messero sopra. Funghi, tartufo e carne insieme. Però potrebbe essere un'idea per farlo successivamente. Comunque, secondo me non è ancora completa, nel senso non è perfetta come ricetta, però l'idea c'è e anche quasi tutta la realizzazione. Ok. Allora, io sono senza coltello, quindi ne prenderò in prestito un altro, li riconosco oramai anche alla cieca. E quindi questa faraona con la polenta, che mi si perdoni il tono agghiacciante di quello che sto per dire, ma andava messa prima perché anche in cottura la polenta è un po' lenta, lo dice proprio il nome della parola stessa. No, vabbè. Questa. È vero che è intelligente e si applica questo piatto, diciamo, potrà fare di meglio in futuro, è un'idea potenziale buona. Per quanto io sia il signore degli anelli del guanciale di maiale, forse qui potevamo farne a meno. Della pancetta, è andato salinità anche. Mm. No, sono dissonanti l'uno dall'altra, non sono insieme, non hanno un'armonia. Un po' di pane. No, io scherzo, invece va fatto così, bisogna assaggiare tutto. Sì, ho sentito tutto, anche perché è un piatto molto complesso, fatto insomma di idee molto buone, tartufo, funghi, faraone, eccetera, però è molto, come dire, gli manca un po' di legante, sono un po' di ingredienti assemblati attorno alla faraona e anche la consistenza di questa polenta, un po' lenta, in effetti non è che quadri molto perché è molto vicino alla consistenza delle carni della faraona. Ah, dici o più croccante o liquida. Perfetto. Ok. Sei il mio traduttore. Ero allenato a molto peggio, guarda. Vai. Alla fine queste non sono bruciatissime per un semplice motivo, perché si sono staccati un po'. Queste sono le coscette di piccione, tra l'altro ottima scelta di carne, ma difficile da fare, di Samuele, che le abbinate con una salsina che sembra veramente avere un bell'occhio. La salsina è molto buona.
Allora, anche qui c'è un'idea ottima di partenza, anche secondo me di proprio di carne da fare. Secondo me la panatura, al di là della riuscita o no, potevi farla, per semplificarti, normale, renderla comunque croccante. Questa salsina in abbinamento, nonostante non sia particolarmente fresca in abbinamento ad una frittura, è davvero molto buona. Si sente bene il tartufo, quindi fondamentale. Ovviamente rimane molto il bruciacchiato un po' in... nelle parti dove è bruciato. La carne come è cotta? La carne non è cotta, perché la frittura è durata veramente 30 secondi perché si stava bruciando, quindi... Se non si può fare una cosa, si possono lasciar marinare, si possono cuocere al forno, così la pelle già si sgrassa e tutto. E quando sono cotte, si panano, come hai fatto tu, oppure anche senza panarli, si friggono per 20 secondi in olio bollente, che le rende croccantissime. È più orientale come tipologia di preparazione. Okay, il titolo del piatto è Nerone, ti ho detto smettila di giocare col fuoco, che è un po' grande, però ti potrà ricordare più prudenza. Io la salsa ce l'avevo tu. La salsa è bella all'occhio e non ti mente, perché è molto gustosa. Si è recavata giustamente con lo scollamento delle parti più bruciate da sole, ma Todi, città nella quale abito da 6 anni, è la capitale mondiale del piccione, il piccione necessita una cottura lenta e lunga, quindi era inevitabile il fatto che fosse cruda all'interno, però è potenzialmente buono, a me piace. Scusami. Allora, visto che l'oggetto era il tartufo, hai creato una salsa di buon gusto con una bella acidità sotto, ero perplesso sull'aceto balsamico, ma alla fine il risultato è goloso. Il problema soprattutto è la cottura del piccione e poi una cosa, quando avete una bella insalata fresca come la valeriana, non copritela, non appiccicatela, tenetela lontano perché sennò alla fine calde. Esatto, perché alla fine cuoce l'insalata e perde quell'effetto fresh. Votate, votate! Fabrizia! Ha un titolo il piatto? Farà una tartufata. Per poi passare al piatto di Samuele. Titolo? Coscette di piccione con zabaglione d'uovo al tartufo. Vi posso dare un consiglio non culinario? State più semplici, perché il tempo è poco e rende meglio. 9 a 8, sempre vicini. Per Samuele stavolta, 14 a 13. I voti sono sempre un po' così, ma sono già cresciuti. Adesso potremo solo migliorare. Parmigiana di melanzane o tortino di alici? Non friggere niente qua, ti prego. Non lo mangiano, ma lo guardano. Parmigiana di melanzane. Oddio, le frigge. Ha fatto freddo, promesso. Ok. Parmigiana di melanzana, questo è il piatto per una prova di presentazione. Niente spesa qua, vi diamo tutto noi, anche ingredienti che sembrano così a primo acchito non poter stare insieme, in realtà in una prova dove non mangiano ma guardano soltanto possono essere utili, perché potete comporre il piatto anche con cose fake, cioè non per forza legate tanto a quello che può essere la ricetta originale, bensì la forma deve riprendere quella originale. Lui è stato bandito dalle fritture, questa è la nuova notizia. 7 minuti per voi, soltanto un punticino di differenza. Via! Puoi tritare i pomodorini, tagliare a cubetti. Ok, grazie. Che ci fai? Faccio una melanzana di parmigiane montata con una crema di melanzane, montata in un piatto col coppapasta e un intaglio di pinguino, la melanzana. Intaglia al pinguino la melanzana? Sì. Interessante. È una delle cose... In sala spesso si fanno delle decorazioni per il buffet, a volte di solito li fa la cucina. Tu sei bravo a fare queste cose? Ma me la cavo. Dimmi qual è il tuo passatempo preferito che non sia legato a questo tipo di lavoro. Ma gioco a tennis. Anche spegnere gli incendi. Spengo gli incendi, sì. Qua.
Allora, tu di dove sei nato precisamente? Arizona. Cioè, quindi sei sempre rimasto lì? Sì. Una città che, se fai questo tipo di lavoro della ristorazione, ti dà lavoro da quando hai praticamente 16 anni. Sì. Ti piace più l'idea del ristorante o dell'hotel in sala? Ma del ristorante un po'. Tu sei ristorante? No, io sono in hotel, però il hotel? Ristorante è molto bello. Forse è più dura? Sì, è più dura. Tutte e due te li faccio? Ma basta uno, grazie. Ok. Come va il rapporto con la cucina? Bene. Dai, di la verità. Benissimo, benissimo, no, è vero. Dai, cosa vi lanciate? No, niente. Ogni tanto così. Ah, ecco. Vabbè, non entriamo nei dettagli. È normale. Di qua andiamo di dolcezza. Sì, è un tortino di melanzane in dolce con il cioccolato. Melanzane fritte. Mascarpone. E con una crema di mascarpone per sull'ultimo strato. La alleggeriamo con un po' di strutto dopo, un po' di panna. No, no, bello tosto. Tra l'altro la melanzana, secondo come è cotta, si abbina molto bene con il cioccolato. Io faccio una torta di carote e melanzane glassata al cioccolato e viene molto molto buona. Come gli dai un po' di colore? Lo lasci tono su tono con tutti i marroni, colori caldi? Allora metterò dei frutti di bosco sulla sommità e della frutta candita intorno. Ok, mi raccomando, il piatto deve essere di solito anche, come si può dire, misurato sulle dimensioni del piatto inteso come supporto, e anche il colore del piatto stesso viene spesso valutato, la precisione, la pulizia. Ti vedo molto interessato, che è successo? No, stavo guardando, effettivamente... Aspetta, ti ricarico, mi fai un attimo un dettaglio dello sguardo? No, ero fisso sulla carota che spunta dalla melanzana. Tiene la testa ferma. È come i fari quelli nuovi allo Xeno, no? Che quando inizi la curva girano anche loro. In realtà un bello scrignone che contenga per metà cavato della melanzana, perché a me piace quella lunga, non piace quella rotonda. Quella tozza. Esatto. E poi tutti strati e sopra la stessa cosa con un grande sammarzano, in modo che lo si chiuda, sia molto bello da vedere, e dentro si inforna. Capito? Cioè si scava mezza melanzana. Si scava mezza melanzana e poi si comincia a comporre a strati la parmigiana come la si dentro. Vuole. Dentro. Dopodiché, fritta però. Sì, no, cioè, semplicemente così, è molto più leggera. Mia madre ogni tanto la fa per disintossicarci dal fritto. Ah, e poi va tutto in forno. Va tutto in forno. Se vuoi l'aiutino, ogni tanto, non volendo, può cascare con te assolutamente inconsapevole una fettina di guanciale per sicurezza, per la messa in sicurezza dell'intestino tenue. Poi dopo lo si copre con un bel sammarzanone grande, che sia un po' più piccolo, diventa uno scrigno, una cosa molto fashion, very blonde. Very mozzarella? È grande. Bravo, te la rubo. La mia prima melanzana non fritta sarebbe. Allora, vabbè. Io normalmente faccio il tortino, che l'abbiamo già detto in altre puntate, in realtà, quindi prendo le melanzane, le pelo totalmente, quindi dalla buccia, le passo nella semola, le friggo e poi le uso da mettere dentro al pirottino con dentro o la provola che si scioglie, poi ho i pomodorini saltati in padella, poi chiudo tutto, quindi quando si apre ovviamente c'è l'interno. Ci sono mille varianti, molte le fanno anche al forno, per me la parmigiana rimane tradizionalmente fritta. Chef, una massima di mia nonna, che a te piace, una citazione partenopea, la mamma della mia mamma diceva, wagyu, fritto è buono pure uno scarpone. È vero. Quindi, grande verità, se è ben fritto. Penso che tutte le nonne abbiano detto sta cosa e dopo se continuavi a dire facevano zitto e magna. Qua stiamo facendo questa sorta di cosa golosissima, alternando gli strati, bella. Di qua stiamo usando un coppapasta per mettere una sorta di patè di melanzana, inteso solo melanzana cotta. Mamma mia, tu usi una burratina? Sì. Comunque se parlate tanto, Vero? Siete proprio due chiacchieroni. Ma tu non chiedi. Tu interrogaci, dai. Cioè, io quando vado in Romagna, Simone, ciao, non si fermano mai. Non continuo. No, ho capito. Devi chiamarlo. Metti lo specchietto lo specchio sotto al naso, vedi se si appanna, vuol dire che è vivo. 5, 4. Stop. Mazza il pinguino. Forse si è decente. Vabbè, non lo dico a noi.
Mazza, leggero, eh? Oh. Se, più che il pinguino, sembra pinguino quello del film di Batman che è un po' diventato un mostriciattolo, però... Vabbè, per via del buco dell'ozono ho avuto un po' di problemi. Torniamo subito e vi diciamo chi si porta a casa il kit. Pubblicità. Bentornati in studio, amici di Cuochi e Fiamme. Siamo... Diciamo, diciamo alla frutta, in realtà siamo a quello che potrebbe essere un piatto unico, che è la parmigiana. Allora, adesso l'abbiamo elaborata in maniera, diciamo, da essere presentabile, ma non legata alla ricetta stessa. Vi siete espressi bene, finalmente, perché fino al punteggio non erano un granché. 14 Samuele, 13, quindi occhio, a un punticino solo Fabrizia. Allora, Fabrizia ha detto, mi gioco le mie carte. Al massimo, ha fatto un dolce con la base di melanzana fritta alternata con uno strato al cioccolato e uno strato al mascarpone. Ha un titolo? Melanzana al cioccolato. Allora, se dovessi sentire solamente il titolo melanzana al cioccolato, non mi aspetterei ovviamente una melanzana del genere. Subito però... penserei a pupo, però, immediatamente, non so perché. Gelato al cioccolato. È dolce un po' salato. Esatto. Però in realtà mi piace l'idea di svecchiarla un po' dalle classiche presentazioni, di renderla completamente diversa anche nella forma, così rettangolare e quasi alla vista più leggera, anche se poi in realtà magari non lo è perché la melanzana è fritta. E poi brava perché la polvere di cacao non è facile da mettere in maniera ordinata, però ci sei riuscita. Io dico, prima di dire soltanto a lei, dico ad entrambi, è stato, mi piace molto il senso sportivo di Agone Sano, perché siamo partiti un po' così, noi vi abbiamo giudicato non severamente in maniera dritta, ma si vede che siete stati stimolati positivamente perché entrambi i piatti sono sicuramente superiori ai precedenti. Questo lo dico perché può farvi piacere. Questo peccato che la regola di Cuochi e Fiamme ci imponga di guardarlo e basta, perché io lo mangerei volentieri. Mi piace molto, è profumatissimo ed è intrigante, mi fa curiosità, vorrei proprio sapere com'è. Tra 10 minuti te lo dico. Ecco, questo è un piatto veramente bellissimo, è un piatto contemporaneo, anche la millefoglie rielaborata così, anche leggermente sbavata, dà proprio l'idea delle nuove interpretazioni così della cucina un po' più d'avanguardia, quindi un disordine ma che in realtà è ordinato. Il piatto è molto bello e secondo me sembra anche molto buono. Grazie. Ovviamente quando si fanno queste cose tutto dipende dalla scelta degli ingredienti, se il cioccolato è buono, la melanzana è fatta bene, fritta bene e il mascarpone è freschissimo. Passiamo a Samuele, ha giocato più sulla simpatia, diciamo, perché quello centrale poteva essere una cosa molto giusta e accanto però ha voluto anche metterci un qualcosa del suo saper intagliare le verdure. Allora, proprio perché hai giocato sulla fantasia non dico niente, perché trovo il pinguino, in realtà il naso del pinguino... No, questo è il piccione che ha cucinato prima senza le coscette. Trovo il naso del pinguino, in realtà proprio l'animale stesso un pochino invasivo sulla parmigiana, quindi in realtà mi sembra che sia un po' troppo. Però in realtà quello che c'è al centro, quindi il succolato... Senti, posso fare una cosa? Sì, togliamolo. Facciamo così. Oh. Bellissimo. Ecco. Così è... No, veramente, perché è piatto bianco, hai fatto qualcosa di quadrato esternamente, in un piatto quadrato, quindi perfetto. C'è solamente un po' di sale, che mi piace anche messa di lato, perché volendo potrei metterlo anche sopra alla parmigiana un po' destrutturata. Ed è molto bello, i colori sono quelli italiani... Vuoi gli occhiali per il pinguino? No, io sono contento. Appena Simone, chef Ruggiati, ha detto che si fosse trattato di un piatto unico, sono stato contento che gli ingredienti fossero tutti a crudo, perché non so se sai qual è il detto di questo ragazzo di Riccione, no, che dimmi. Piatto unico, vece affumico. Allora lì me l'ho preoccupato. Invece lo trovo molto divertente e credo che anche questo, come l'altro, abbia denotato una voglia di sprint sul finale. È bello, sembra anche buono. Il pinguino che dici? Guarda, è un pinguino Pinocchio. Povero. È sta tra penguin e drupi con le orecchie. Però è abbastanza simpatico, devo dire. E così la presentazione è bella, moderna, mi piace. Piatto italiano, bello. Questo qui è quell'aspetto un po' kitsch, divertente, con questa bocca strana, due carote, ma vabbè, perfetto. Senti, te lo regalo, diventa esatto. La tua mascotte. Lo togliamo un attimo dalla presentazione. Votate, sei così fermo. Celeste. Per Fabrizia ha
fatto un dolce con la melanzana che doveva essere utilizzata per una parmigiana, quindi la stratificazione c'era e quindi parmigiana era. Questo qui invece è più sugli ingredienti basic della parmigiana, il piatto di Samuele, con tanto di pinguino accanto. Attenzione, attenzione. I voti sono saliti tantissimo, tantissimo. 15 a 14 per Fabrizia. Pari. Pari. 28 pari. Vi siete vinti due kit di Cuochi e Fiamme. No. Bravi. Siamo partiti male e poi vi sono andata bene. Complimenti. Grazie. Complimenti. Venite pure con me. Dai, adesso se vuoi puoi tranquillamente mangiarti la parmigiana. Cominciare a pensarci. Ma guardate che bello. Insomma, bello, simpatico, dai. È l'antignaffo, noi è abbiamo l'antignaffo. Uno gnaffo da mandare avanti, eh? Per la nostra vecchiaia, proponiamo. Senti, uno gnaffo. Vai, tutto tuo. Allora ragazzi, Simone Ruggiati è una persona dal bel carattere, è un ragazzo gentile, un ragazzo educato, è uno che sa fare il suo mestiere e io più di quattro bugie in una frase sola non le posso dire, vabbè. Fatto proprio spend and bend. Il greppo, boh.